hanno proiettato nello Star System, sono rimaste proprio un punto di riferimento del cinema italiano, ecco. C'è un po' di nostalgia di quella stagione dei Ma cinepanettoni. certo, ma io devo tutto a quei film lì perché la notorietà l'ho acquisita grazie a quei film. Se oggi faccio delle cose diverse, anche perché ho un'altra età, lo devo a quei film lì. Pensa che tanti anni fa, io feci un altro libro per Mondadori che si chiamava Figlio di papà, e il mio editor era Beppe Cottafani che mi disse: sai Cristian, per raccontare la borghesia degli anni 80-90 bisogna andarsi a rivedere Vacanze di Natale e tutti quei film lì, perché hanno raccontato molto meglio il nostro paese di tanti film autoriali che non hanno lasciato il E anche di segno. tante inchieste giornalistiche, di tanti saggi, se Beh, sì, vogliamo. erano uno specchio preciso. Poi Carlo Enrico Vanzina, che erano due ragazzi dei Parioli, conoscevano il girone romano meglio di loro, non ne poteva raccontare nessuno, quindi l'hanno raccontato Sì. bene. E niente, poi sai, dopo è andata avanti, e poi dopo a un certo punto tutte le cose finiscono. E infatti tu adesso, tra l'altro, lui è nel cinema con un film bellissimo che si chiama Demoni d'inverno, in cui fa una parte drammatica, struggente, direi, È un no? piccolo film, purtroppo penso è uscito con 18 copie. Pensare che la Cortellesi ne ha 700, giustamente, perché è un grande successo, però noi è proprio un piccolo film di nicchia. Però per me è stato molto importante perché, a parte per la prima volta, ho avuto tutte le critiche bellissime, che invece quando facevi i panettoni me ne stroncavano, no? Avevo il pubblico, ma la critica no. Però questo film, io non ho mai fatto, ho fatto sempre, facendo il comico, ho sempre fatto dei personaggi tremendi, mascalzoni, parolacciai, misogini, imbroglioni. E perché? Perché veramente mi prendevo per il culo questi personaggi, perché si ride, io dico sempre, si ride col demonio, non si ride con San Francesco, quindi devi sempre prendere, la comicità è cattiva, no? La vecchia casca per terra ti fa ridere, però oggi non si può dire perché ti arrestano. Se io rifacessi le battute dei figli di Natale, veramente le cacciano. E quindi niente, mi sono perso No, perché dicevamo che tu hai dato un'interpretazione così Invece questa profonda, volta Caterina così Carone, che è la regista, mi ha chiamato a struggente. fare un personaggio di un uomo buono, perché una persona per bene. Questo film racconta un'Italia che esiste, che è fatta di gente semplice. Io faccio un professore, un ex professore di liceo, e c'è un'attrice straordinaria che è Teresa Saponangelo, che fa questa donna di quale io mi innamoro platonicamente, perché è chiaramente più giovane di me. Ed è un film che parla di una bella Italia e veramente vorrei che anche altri giovani registi seguissero l'esempio di questa regista e facessero dei film mettendoci dentro un po' di bontà, perché veramente non saremmo più le spari, i botti, è vero? C'ha ragione.